sua battaglia, che diciamo non è stata forse compresa, non ha avuto un suo seguito, è quella del fascicolo del fabbricato. Ah, sì. E può, diciamo, tornare di attualità questo argomento, visto che parliamo di Ma sicurezza questa totale? sera è stata rinnovata dal nuovo presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Questo è un paese che deve decidere se continua a dire, dopo che succede a Ischia, dopo che fanno i terremoti, ah, ma è più e così via, oppure se decide seriamente di mettere le mani sul patrimonio edilizio facendo prevenzione, non con un sisma bonus, un eco bonus che scade dopo un anno o 2 anni, perché è un casino, è inutile, ma come io ho scritto più volte il libro e così via, un piano pluriennale anche a 30 anni, con priorità nelle aree a rischio, andando seriamente a capire quant'è il finanziamento e quali sono le aree più pericolose, e anziché magari fare il bonus facciate, che è ridicolo, perché magari facciamo il bonus facciate su una casa che ha un rischio sismico altissimo, o peggio ancora, sta nel greto di un fiume. E io dico sempre una cosa: noi abbiamo l'automobile, ogni 2 anni dobbiamo fare la revisione, altrimenti ci ferma la polizia stradale, i carabinieri, i vigili urbani, e lì seduta stante viene ritirata. E lo stesso vale per la sicurezza. Noi in macchina quanto tempo ci stiamo? Tranne le grandi città in mezzo al traffico ci stiamo mezz'ora al giorno, un'ora in media. Ma quante ore passiamo invece nella nostra vita in ambienti chiusi, teatri, cinema, scuole, ospedali, le nostre abitazioni e così via? Che cosa sappiamo dei nostri edifici? Cioè, dove stiamo? Non sappiamo il terreno su cui è costruito, non sappiamo il rischio geologico, non sappiamo niente. Siamo perfettamente incoscienti. Tant'è vero che devo dire che tutti hanno voluto fare l'eco bonus, nessuno si è preoccupato di fare il sisma bonus. È anche vero che trovo vergognoso che l'eco bonus, il sisma bonus e così via venga fatto senza fare i controlli. Noi creiamo la filiera Fintecna, Reluis e Cineas, che serviva a verificare i costi degli interventi, cosa che successivamente alle schede parametriche è stata fatta. Cioè, non è che perché c'è il credito d'imposta io posso inventare che il sisma bonus a casa mia ha un valore chissà che, oppure farlo in base a metrature, ma fatto come abbiamo fatto noi con attenzione. È un grande progetto, richiederà 30-40 anni di messa in sicurezza partendo dalle aree più a rischio, ma vi sono poteri in questo paese che non lo vogliono far passare.